Procediamo dando al segretario il compito di verificare le presenze. Questo? Perfetto, buonasera. Marco Relli. Levrini. Rocchi. Fontana. Ocello. Antinori. Rosa Roiatti. Nobile. Petroni, Esposito, Berretta, De Laurentiis, Salvatucci. Ha dato il numero legale dei presenti. Grazie. Si procede secondo l'ordine del giorno al primo punto e attiene al piano degli incarichi per l'anno 2022, così come normativamente previsto. Prego il sindaco di illustrare il punto. Sì, grazie. Se posso, prima di illustrare il punto, volevo ringraziare la dottoressa Piedimonte che ovviamente è qui a scavalco e ci dà la possibilità appunto di fare oggi il Consiglio Comunale, però ci tengo ad informare il Consiglio che abbiamo pubblicato il nuovo avviso per reperire il segretario comunale, è scaduto lunedì scorso, ha presentato domanda una dottoressa che nei prossimi giorni incontrerò e quindi speriamo di poter raggiungere un accordo anche con la segretaria e quindi di iniziare anche da quel punto di vista un nuovo percorso amministrativo con un nuovo segretario stabile sul nostro comune. Quindi detto ciò, ringraziandola ancora per la presenza, vado ad illustrare quello che è un obbligo appunto andando ad approvare poi nei successivi punti gli atti programmatori economici finanziari. Questo è un allegato propedeutico appunto agli atti di bilancio, è un piano degli incarichi per l'anno 2022 e ad oggi attualmente non abbiamo previsto insieme agli uffici nessun incarico e quindi avete potuto leggere appunto che nella proposta di delibera c'è scritto espressamente che non si prevedono di affidare incarichi di collaborazione per l'anno 2022. Grazie sindaco, se c'è qualcuno che vuole esprimere qualche osservazione, prego. Nessuno. Allora procediamo alla votazione. Favorevoli? Astenuti? Contrari nessuno. Si approva. Anche per l'immediata esecutività, favorevoli, astenuti, si approva. Il secondo punto è la nota di aggiornamento al DUP 2022-24. Prego il sindaco di procedere all'illustrazione. Grazie dottoressa Ocello. Allora, questo è il primo atto, appunto, quello che oggi è definito forse come atto fondamentale per le amministrazioni nella programmazione della propria programmazione economico-finanziaria, tant'è vero che si fa precedere poi a quello che è il bilancio di previsione e come amministrazione comunale con gli uffici abbiamo proceduto a aggiornare quella che era la nota al DUP già approvata precedentemente con ovviamente con tutti gli stanziamenti che nel corso di questo periodo da quando appunto abbiamo approvato il DUP ad oggi appunto soprattutto per fare poi quello che è il bilancio di previsione perché gli stanziamenti che sono previsti nel DUP saranno poi riconfermati nel bilancio di previsione abbiamo aggiornato ovviamente le poste in bilancio. È un DUP, come tutti i documenti economici finanziari ormai dei comuni, che scontano ovviamente quella che è una congiuntura sfavorevole che oggi ci troviamo a vivere, soprattutto per quanto riguarda ancora purtroppo la pandemia, e ci tengo ad informare anche il Consiglio Comunale che a Rignano sono purtroppo risaliti i casi che nelle ultime settimane invece erano un po' diminuiti e quindi abbiamo ripassato nuovamente i 100 casi di positività, quindi ci attendiamo anche nelle prossime ore magari qualche nuova normativa, sperando che non richiudano come hanno fatto in precedenza e come siamo stati costretti a fare in precedenza, ma
Io ho avuto delle riunioni e quindi oggi colgo l'occasione per informare anche il Consiglio Comunale nell'interezza con l'ASL, perché anche l'ASL che fa tutti i giorni con l'assessore regionale dei briefing appunto per monitorare la situazione, stanno monitorando quelle che sono purtroppo anche le nuove ospedalizzazioni e quindi ci attendiamo, sperando di no, qualche provvedimento anche regionale nel breve periodo. Ovviamente sperando che l'estate possa passare in fretta e quindi con maggiori attività all'aria aperta questo dovrebbe appunto prevenire quelli che sono poi i contagi, però purtroppo siccome si parla che la nuova dose del vaccino non ci sarà prima che di ottobre, quindi questo potrebbe essere appunto, stiamo ancora anche perché nei prossimi giorni noi abbiamo preventivato di organizzare anche delle attività sia culturali, socio-culturali, sportive e ci sono diverse feste in programma, quindi speriamo di non dover annullare questi eventi perché appunto purtroppo si stanno aumentando questi casi di positività. Detto questo, appunto dicevo che tutti i documenti economici finanziari stanno scontando purtroppo ancora delle situazioni dovute alla pandemia, ma oggi più che mai stanno scontando anche quello che sta avvenendo in altre parti d'Europa, dove c'è purtroppo una guerra in atto che sta causando a livello economico anche dei risvolti sulle pubbliche amministrazioni come sulle famiglie, perché ci sono aumenti delle materie prime, ma soprattutto anche dell'energia, e quindi purtroppo anche come comune stiamo cercando di ripianificare giorno dopo giorno quelle che sono le nostre necessità, cercando di riefficientare anche quelle che sono le proprietà comunali, e su questo anche nei prossimi giorni presenteremo dei progetti per quanto riguarda proprio l'efficientamento energetico. E quindi anche, ripeto, dicevo, la questione legata alla guerra e agli aumenti dell'energia, ma anche all'inflazione che poi sui nostri conti si sta presentando. Quindi, detto ciò, io faccio i complimenti a chi ha lavorato a questi documenti, soprattutto al responsabile economico-finanziario, che mi scuso anche da parte sua per il Consiglio Comunale, perché, come sapete, sarebbe stato ben felice di essere presente qui, come sempre fa nelle nostre riunioni di consiglio, ma purtroppo è a casa per motivi legati alla salute, quindi non è potuto venire, si scusa di questo. È comunque stato presente alla commissione consiliare che è stata fatta nei giorni precedenti. La commissione ha valutato sia il DUP che il bilancio di previsione, quindi si è espressa in una seduta di commissione. E dicevo, ringrazio l'operato degli uffici e soprattutto il responsabile economico finanziario, perché nonostante appunto questi vincoli e questi aumenti che si scontano nei nostri documenti, il comune di Rignano può presentare, perché ci sono comuni che sono in difficoltà e non lo stanno facendo, tant'è vero che avrete letto che c'è stata un'ulteriore proroga che ha portato dal 30 giugno al 31 luglio la possibilità di approvare i bilanci di previsione. Dicevo, noi abbiamo chiuso il bilancio anche prima, perché innanzitutto siamo riusciti a trovare l'equilibrio di bilancio, che è un elemento imprescindibile all'interno dei documenti, e soprattutto perché questo ci consentirà una programmazione prossima delle assunzioni che noi già abbiamo fatto con la delibera del fabbisogno di personale, ma sapete benissimo che essendo un comune in predissesto siamo vincolati a un parere della COSFEL, che è la commissione appunto ministeriale che deve approvarci il piano delle assunzioni, e non potevamo avere il parere fino a che non abbiamo approvati i nostri documenti finanziari. Quindi siamo oggi in consiglio per approvare il DUP e il bilancio di previsione, nei prossimi giorni manderemo tutto alla COSFEL, ci auguriamo che la COSFEL si esprima prima delle vacanze estive e ci dia il parere sul nostro piano assunzionale, questo perché abbiamo necessità nel nostro comune di assumere, soprattutto in alcuni settori chiavi come quello della polizia locale, rimasta ormai ai minimi termini, e quello
del responsabile tecnico, appunto, che si occupi della responsabilità di due settori, secondo me oggi chiavi quanto quello economico-finanziario, ossia l'urbanistica e i lavori pubblici. Nei prossimi, già, c'è già pubblicato, immagino che i consiglieri l'abbiano visto, l'avviso per reperire questa figura articolo 110 che vada a coprire proprio questo livello di responsabilità. Speriamo che la COSFEL ci dia parere prima delle vacanze estive, in modo da settembre di avere veramente con il segretario comunale e il nuovo responsabile dell'ufficio tecnico una ripartenza anche a livello di struttura amministrativa. Gli atti e i numeri li avete sicuramente letti, quindi non sto a elencarveli qui, avete avuto tutti i documenti che tra l'altro hanno avuto il parere positivo dell'organo di revisione, un parere che finalmente ci libera, come ho detto già nel rendiconto, nella fase di approvazione del rendiconto, di quello che erano alcuni parametri che ci costringevano ad essere un comune deficitario da un punto di vista strutturale, e quindi siamo riusciti a recuperare, nonostante queste condizioni sfavorevoli, anche questi parametri. E quindi io dico che possiamo guardare, non ovviamente con troppo ottimismo, ma comunque con ottimismo a quello che è il nostro futuro, perché grazie al lavoro dei dipendenti comunali e grazie al lavoro anche dell'amministrazione comunale, e quindi qui ringrazio sia gli assessori che i consiglieri, i delegati che stanno lavorando insieme a me anche in alcuni settori, potremo, spero, se non succede altro che possa appunto poi rimettere in discussione questo, guardare con favore quello che è il nostro futuro e quello che è il futuro anche dei nostri documenti di bilancio. Grazie Sindaco. Si apre adesso alle osservazioni che ci fossero appunto su questo importante documento integrativo alla nota di aggiornamento al DUP, con la preghiera di ricordare che come metodo abbiamo la possibilità di esprimere ciascuno delle osservazioni e poi la replica al sindaco. Quindi questo a livello di regolamento, e poi è ovvio che se ci sono delle particolari situazioni, diamo per scontato che questo è un luogo di dibattito e di confronto. Quindi, però come linea tendenziale questa è quella che va comunque considerata. Poi ogni regola ha le sue eccezioni, anche giustificate anche sostanzialmente da quello che sono i rilievi che vanno ad essere realizzati. Prego. Ma come no? Prego. Ok, allora due precisazioni. Secondo me il consiglio più se ne parla meglio è. Detto questo, poi ci sono le regole, che le regole non è che ce le possiamo inventare, sono scritte, il regolamento ce lo siamo studiati forse troppo bene. Allora, ripetiamo le regole. Non la demagogia, no, ma il confronto sostanziale sì. Sui punti. Presidente, l'importante è che lei si ricorda che ha un ruolo super partes. Quando siete su quella sedia non fa parte della maggioranza, ma è quello che fa rispettare le regole. È per tutti, bravissima. Quindi se interrompe qualche volta per uno non sbaglia mai. Se interrompe solo una parte, sta da una parte e non sta in mezzo. E quello diventa un problema. Detto questo, che poi ognuno fa quello che vuole, il regolamento è talmente chiaro. La maggioranza illustra il punto, l'opposizione fa le osservazioni, chiunque. Se risponde il sindaco, risponde il sindaco e c'è la replica. Finisce con la replica dell'opposizione. Se poi il sindaco, che non potrebbe, ma risponde di nuovo, c'è la replica da parte dell'altra parte. È proprio scritto nero su bianco. Se non è così, interrompiamo il consiglio, prendete il regolamento, ce lo studiamo insieme e ci fermiamo. Ditemi come vogliamo procedere. Allora,
Andrea, al di là che credo che già il Presidente vi ha detto che non c'è nessuna problematica a dover dare risposte al Consiglio Comunale, quindi laddove siamo nei termini e nei temi degli argomenti in oggetto vi saranno date tutte le risposte, fermo restando che, ripeto, già c'è stata una commissione consiliare che ha messo a disposizione anche dell'opposizione la possibilità di chiedere tutte le richieste del caso. Comunque, detto ciò, Andrea, io ovviamente sono tanti anni che faccio il consigliere comunale, quindi vado a ricordo, penso di aver studiato quegli atti che te richiami, quindi posso ricordare che sugli argomenti all'ordine del giorno la maggioranza fa una relazione, i consiglieri di opposizione hanno la possibilità di fare tutte le richieste del caso, dopodiché si termina con la risposta, se c'è, laddove dovesse esserci, della maggioranza. Quello che richiami te sono i casi in cui i consiglieri di opposizione hanno nella loro facoltà di fare mozioni, interrogazioni che possono essere messe all'ordine del giorno, e in quel caso è il proponente, quindi il consigliere che propone l'argomento a fare l'illustrazione, la maggioranza, che di solito è interrogata a rispondere, risponde, e il consigliere proponente l'interrogazione o la mozione ha la facoltà di replicare. Ci sono due aspetti appunto diversi. Quando è la maggioranza a dover relazionare su un punto, la maggioranza ha il diritto di replica conclusiva. Quando è l'opposizione che presenta alcune osservazioni, è giusto che l'intervento conclusivo sia quello dell'opposizione. Quindi nulla questo, però, ripeto, se tra l'altro il Presidente del Consiglio credo che sia una persona che è autorevole e soprattutto veramente super partes in alcune situazioni, quello della gestione del Consiglio Comunale, quindi su questo credo che non ci sono stati problemi di sorta, e ripeto, se anche oggi, laddove non si dovesse rispettare nella regola quello che è il nostro regolamento, se ci sono possibilità di rispondervi e darvi dei chiarimenti su qualcosa che vi è rimasto ancora come dubbio, non c'è nessuna problematica a dovervi rispondere. Grazie. La dottoressa Tiziana De Laurentiis. Grazie della parola. Dunque, noi ci rifacciamo al regolamento comunale, perché qua l'articolo 26, il punto 5, è molto chiaro. E recita, lo leggo perché forse le interpretazioni poi possono essere, no? Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione. Quindi dopo la controreplica non ci dovrebbe essere un ulteriore... perché è chiarissimo, è il relatore la controreplica, quindi andiamo avanti, insomma, tanto ho capito che c'è apertura alla discussione. Allora, noi posso? Presidente, posso? Scusi, solo un secondo, non la voglio interrompere. Io andrei avanti. Diciamo che la premessa non è stata, diciamo, delle migliori, no? Perché chiaramente dire attenendoci alle regole, quindi significa che qualcuno queste regole l'ha disattese. Ci sono stati episodi in passato in cui siamo stati ripresi fortemente, quindi era solo per, diciamo, fare chiarezza. In ogni modo, grazie del fatto che ci date la possibilità, che è un nostro diritto ovviamente, di manifestare le nostre perplessità, osservazioni o d'altro. Quindi io direi che possiamo procedere, ok? Non so se poi qualcun altro vuole intervenire. Prego, consigliere Petroni. Però ecco, volevo premettere che la mia premessa è stata semplicemente di carattere metodologico, che non aveva alcuna intenzione di appuntarsi su un comportamento di uno o dell'altro, ma per offrire a tutti una linea di comportamento che possa in qualche modo aiutare anche il confronto. Prego. Comunque. Forse ho anticipato? No, ma era solo per chiarire su un metodo, perché quando, io penso siamo tutti abbastanza grandi, ma no. Abbiamo fatto un consiglio comunale, poco tempo fa, con chiacchiere da bar e discussioni, ci siamo visti come capigruppo per darci delle regole, però ci siamo...
hai chiesto tu di vederci, ci siamo detti diamoci le regole e cerchiamo. E quello che noto è che stiamo a cominciare male. Ascoltiamo quello che ci dicono, replichiamo, se poi rifacciamo le stesse cose dell'altra volta, non si replica, si vota e finisce il discorso. Ma Massimo, ma guarda, secondo, Massimo, però, secondo me l'altra volta siamo andati fuori dalle righe, non fuori dalle regole, che è diverso. Allora adesso, adesso stiamo parlando di una, con molta tranquillità ed educazione, stare nelle regole. Siccome, sì, però, Massimo, scusa, siccome si sta stabilendo le regole che ci porteremo da qui ai prossimi 5 anni, è tutto lì, non è un problema di chi parla prima, chi parla dopo. Il regolamento, però, Massimo, scusa, ma è talmente chiaro, ok, che uno propone, poi tutti i consiglieri potete intervenire quando volete, cioè non è che deve essere un ping pong tra io e Vincenzo, però io dico, ognuno fa le sue scelte, se parla o non parla, io non discuto mai se uno parla o non parla, che è una scelta, non è un problema, perché poi uno può pure lavorare e non parla mai, qual è il problema? Poi si vedono i risultati della delega, come va avanti e tutto il resto, non è se parli tanto o parli poco che cambia. È poi una questione di metodologia, in cui quando mi si dice devamo il favore di parlare, io lì mi dispiace perché acciacchiamo la democrazia, ok? Siccome il regolamento è talmente chiaro, in cui c'è uno che propone, io come opposizione faccio le mie deduzioni, c'è una replica e una controreplica, lì finisce. Purtroppo se Vincenzo vuole parlare per ultimo non introducesse lui l'argomento, introducelo tu, che vedo dire fimi? Non è posso decidere io quello che fate voi, io posso dire quello che faccio io, però io sto dentro le regole e quando devo passare che mi fate un favore non mi sta bene, è tutto lì, cioè stiamo a parlare di niente, come dire Begno della caprina. Sì, andiamo avanti. Grazie. Perfetto. Allora, bene o male siamo sugli argomenti che abbiamo fatto all'epoca, in termini più tranquilli, più sereni, non coloriti come l'altra volta, ma io vi avevo detto che quando mi avete detto che quella era il DUP dell'attuale amministrazione, della vecchia amministrazione di Lorenzi, vedremo sulla prossima, secondo me stiamo come prima, dei famosi vasi comunicanti, sono stati tolti pochi soldi da una parte e messi poche centinaia da un'altra e così via. Secondo me perché si parte sempre da un presupposto che è quello sbagliato, che è il recupero, che poi è quello dove purtroppo il comune di Rignano, ma non solo il comune di Rignano, tutti i comuni sono deficitari, dove? Sugli incassi. Ok, che se parti dal dato che purtroppo il bilancio si costruisce in base agli incassi, se noi prevediamo di incassare 10 milioni e poi rotti circa, e io vi riporto i dati che mi date voi, e di 9 milioni dell'anno scorso abbiamo incassato solo 900.000 euro, vuol dire che noi quei 10 milioni è carta straccia. Ecco perché secondo me andiamo sempre fuori tema, arriveremo sempre a fine anno a andare a recuperare quello che c'era l'anno scorso, aumentando sempre quello che dobbiamo recuperare. Siamo passati da 9 milioni a 17 dell'anno scorso e vedremo poi quest'anno quando ci sarà il consuntivo a quanto staremo. Quindi quello è il dato che a me preoccupa. E dato quello che volevo far uscire l'altra volta è quali azioni diverse da sempre di quelle che ha messo in campo Di Lorenzi questa amministrazione intende fare per andare a recuperare i soldi, perché se non si recuperano i soldi non possiamo dare servizi. Quello è il ragionamento madre. Noi, per dire una piccola proposta che potrebbe sembrare stupida, ma che per noi non è stupida, e potrebbe dare una mano a recuperare una piccola parte, è baratta amministrativo. Il baratta amministrativo come funziona? Il baratta amministrativo funziona in una maniera molto semplice. Ci sono delle famiglie che veramente sono disagiate, che non riescono a pagare le tasse o una multa o qualsiasi cosa, e in cambio di quelle tasse fanno dei servizi per il comune. Questo cosa vuol dire? Che se io recupero alcuni servizi non spendendoli di cassa, recuperandoli, vuol dire che ho qualche soldo in più da spendere per me come comune. Quella è un'idea, come ci potrebbe essere tante altre, che sono tante piccole gocce che però aiutano poi a fare l'oceano. Questa è la domanda madre. Quali interventi pensate di adottare per andare a recuperare questi 10 milioni 7 e 30 che dite che dovete recuperare dall'ICI, l'IMU, ad Aria, ad Arzu, e Murte, chi più ne ha e più ne metta, che secondo me non recupereremo mai, che siamo arrivati a luglio. Io mi dispiace che non c'è ragioniere, gli faccio tanti auguri per la salute, mi auguro che guarisca il prima possibile, per capire oggi quanto abbiamo incassato dei famosi 10 milioni, domanda tecnica che faccio all'amministrazione, poi mi risponde l'assessore al bilancio, il sindaco, chi farà voi. Ad oggi, di quei 10 milioni 7 e 30 dell'anno scorso, il comune quanto ha incassato? Punto di domanda, qui mi taccio e poi faremo le altre repliche. Grazie. Se
ci sono altre osservazioni, sono così altre poi osservazioni. Raccogliamo tutto. Posso... Prego. Cerco di andare per punti, ovviamente sulle cose che il consigliere Berretta chiedeva, ovviamente facendo una premessa, che i consiglieri di, anzi, tutti i consiglieri comunali in fase previsionale di bilancio hanno la possibilità di presentare le proprie proposte sia al Consiglio Comunale in forma di emendamenti, sia in Commissione, e ad oggi mi dispiace dire, nonostante qualche proposta continuate a farla in Consiglio Comunale, non aver visto invece arrivati da parte dei consiglieri degli emendamenti a quelli che sono i nostri documenti di bilancio, perché mi sforzo di ridirlo, fare tante proposte è semplice. Io ho fatto l'opposizione, ho fatto la maggioranza e so cosa vuol dire stare dall'una o dall'altra parte. Quando si parla di bilancio, un requisito fondamentale è tenere gli equilibri. Quindi, quando il consigliere Berretta mi fa la proposta di dire facciamo il baratto amministrativo e che quindi mi dice, al di là delle posizioni politiche che io non condivido proprio come metodo, perché stiamo vedendo quello che avviene col reddito di cittadinanza, che è qualcosa di simile, anzi forse qualcosa di peggio, perché lì addirittura diamo comunque dei soldi a delle persone senza che poi queste persone danno delle cose alla comunità. Quindi, detto ciò, che ripeto, il baratto amministrativo, caro Andrea, è secondo me un incentivo intanto a non pagare i tributi, e se forse non l'abbiamo capito, perché la tua premessa credo che andava anche in questo senso, i tributi devono essere pagati, perché oggi i comuni, senza che i cittadini pagano i tributi e le tasse, non vivono più, perché oggi si reggono, stante la situazione occasionale che oggi ci troviamo ad affrontare, grazie anche al PNRR, dove stanno arrivando dei finanziamenti sovraordinati ai comuni, ma questa situazione sarà, ripeto, una situazione occasionale, quindi se noi vogliamo dare una stabilità ai nostri documenti di bilancio dobbiamo creare invece dei provvedimenti duraturi e stabili. Secondo me, appunto, disincentivare il pagamento dei tributi è quanto di peggio come amministrazione possiamo fare. I tributi devono essere pagati, dopodiché ci sono i servizi sociali che, laddove le persone hanno difficoltà e quindi ci sono situazioni che i nostri uffici valuteranno in base a dei requisiti, si possono dare. Tutti i nostri regolamenti prevedono agevolazioni, prevedono la possibilità appunto di avere anche addirittura azzerati alcuni costi. Faccio un esempio laddove per la mensa scolastica o per altri tipi di servizi. Quindi credo che come amministrazione comunale io mi prendo la responsabilità anche di dire che il baratto amministrativo, fermo restando che secondo me, ripeto, sconta anche delle situazioni di mancato disequilibrio poi di bilancio, non è un atto sul quale l'amministrazione vuole investire, perché, ripeto, è un disincentivo al pagamento dei tributi che invece io spero che il Consiglio Comunale all'unisono possa veramente farsi portavoce presso la cittadinanza di far capire quanto oggi è fondamentale invece pagare in tempo i tributi. E riferendomi anche a quei dati che tu dicevi, che ovviamente non sono dati di bilancio previsionale, sono dati di rendiconto, perché noi oggi nel bilancio previsionale andiamo a mettere quelle che sono le nostre previsioni di incasso, date ovviamente anche dagli uffici, e di entrata, anzi, previsioni di accertamenti più che di incassi, perché poi gli incassi li vedremo in fase di rendiconto. Quello che dicevo, appunto, se voi vedete i dati di bilancio, alcuni dati scontano anche il fatto che alcuni tributi e alcune tasse si pagano a dicembre e quindi negli atti, diciamo, di bilancio entrano solo in fasi successive, perché ad esempio qui il riversamento di quanto avviene per quanto riguarda l'IMU o altri tributi, credo anche la Tari, avviene appunto su bilanci successivi. Quindi anche su questo bisogna fare un'attenzione di non leggere i dati così come sono schematizzati alle volte in un unico documento di bilancio, ma vanno presi anche nel loro successivo proseguirsi. Dopodiché, appunto, sulla questione invece degli atti, che questo DUP è quanto succede anche alla precedente amministrazione. Ovviamente io credo che nessuno ha mai negato che in questa amministrazione ci sono persone
che hanno fatto parte anche di precedenti amministrazioni, come ci sono persone che hanno fatto parte di precedenti amministrazioni e quindi tutti sanno valutare quello che è stato l'operato di ciascuno. Io dico, e me ne assumo la responsabilità, che stando quello che avevo detto nel precedente Consiglio Comunale, dove portavamo in approvazione documenti che non erano stati preparati da questa amministrazione, invece su questi dati noi ci stiamo mettendo la faccia, ovviamente poi alcuni dati vi li darà anche l'assessore al bilancio, ma io dico che alcune situazioni, non vedere che ci sono dei cambiamenti rispetto ai documenti precedenti e soprattutto ci sono cambiamenti che si vedono nella comunità, perché su questo credo che, viva Dio, i cittadini possano vedere che c'è stato sicuramente un cambiamento anche dovuto a alcuni finanziamenti che abbiamo preso nella precedente amministrazione e oggi ne stiamo avendo i benefici, perché sono partiti già due grossi lavori che avete visto sia nella zona di Montenorio e ora anche al centro storico. A breve partirà anche quello in altre zone del paese. Abbiamo preso altri finanziamenti, tra l'altro io ci tengo a dire che questi documenti di bilancio sono documenti, ahimè, che io definisco aperti e sempre possibili di cambiamento. Perché? Perché ad esempio vi faccio un esempio, perché è quello che poi andremo a fare tra qualche ora, grazie alla segretaria, faremo anche giunta comunale, andiamo a iscrivere in bilancio alcuni finanziamenti che questa amministrazione è riuscita ad ottenere e vado a elencarli, che secondo me appunto sono segno di quell'operato che oggi stiamo facendo rispetto a tanti anni, perché io, voi ricordate che sono stato amministratore anche nella precedente amministrazione, io non ricordo ad esempio di aver usufruito di un contributo per quanto riguarda attività culturali per l'estate e grazie alla Regione Lazio, stasera lo iscriveremo in bilancio, abbiamo avuto 57.000 euro per finanziare attività che andranno nei mesi estivi. Purtroppo l'abbiamo ottenuto già in fase avanzata dell'estate, ma cercheremo di fare un programma serio e soprattutto denso di iniziative da qui a settembre e quindi, ripeto, sono finanziamenti che grazie all'operato dell'amministrazione stiamo avendo, grazie credo a un operato anche degli uffici che stiamo programmando in maniera diversa anche nell'operato di alcune richieste di finanziamento. Dicevo, abbiamo ottenuto questo di 57.000 euro, abbiamo ottenuto oggi un finanziamento, mi è arrivata comunicazione dal Consiglio regionale del Lazio, di 9.000 euro per quanto riguarda l'accoglienza degli ucraini e quindi nei prossimi mesi faremo anche dei progetti in favore di queste persone che purtroppo sono fuggite dal loro paese e abbiamo accolto a Rignano. Abbiamo avuto un finanziamento di 3.000 euro per quanto riguarda sempre il Consiglio regionale per un'iniziativa sempre di carattere culturale. Abbiamo avuto 4.000 euro per finanziare le manifestazioni storiche e quindi anche questo lo andremo a scrivere in bilancio stasera e andranno a finanziare quella che è la fiera dell'8 settembre. Dopodiché abbiamo avuto un fondo progettazione per circa 70.000 euro che nei prossimi giorni gli uffici faranno uscire un bando di progettazione, un concorso di idee per appunto una zona di Rignano e lo decideremo nei prossimi giorni, quale abbiamo già delle ipotesi ma poi la pubblicheremo nell'avviso nei prossimi giorni. Appunto, questi sono bilanci che, viva Dio, ci danno la possibilità anche di lavorare ogni giorno e di portare con l'operato anche di quello che sono sia gli uffici sia dell'amministrazione comunale sicuramente delle cose diverse rispetto a quello che abbiamo avuto negli anni scorsi. Quindi dire che questi atti sono l'esatta fotocopia di quello che è già avvenuto nelle precedenti amministrazioni secondo me è una mancanza di rispetto innanzitutto degli uffici che ci lavorano ma soprattutto anche degli consiglieri attuali che credo nell'enormità delle difficoltà che stiamo scontando. Bisogna dire che c'è un altro elemento che forse è passato inosservato, ma io lo rivendico, che nonostante queste difficoltà non abbiamo alzato, e ci avevamo quest'anno anche la possibilità di alzare, se non quelle che sono già al massimo, ma di alzare alcuni servizi, i costi di alcuni servizi e di alcune tasse, non l'abbiamo fatto e quindi credo che per la cittadinanza queste cose si vedono e sicuramente
Io capisco che in consiglio comunale si faccia e si continui a fare ancora politica, ma spero prima o poi che questa politica, legata soprattutto a un risultato elettorale, finisca e si faccia invece programmazione seria in consiglio comunale, anche per quanto riguarda, perché io mi aspetto di ricevere degli emendamenti al prossimo bilancio che potremo valutare se c'è la possibilità anche in maniera favorevole, perché ripeto, dal confronto io sono sicuro che si può ottenere sempre dei migliorativi a quelli che diciamo alle situazioni che sono oggi attuali. Quindi spero e invito i consiglieri di opposizione a presentarci nei prossimi documenti di bilancio degli emendamenti che sicuramente non verranno cestinati, come purtroppo mi è capitato di vivere anche in questo consiglio comunale. Lì invece verificheremo con attenzione, laddove portano dei migliorativi al nostro bilancio vedrete che non mancherà anche il nostro parere favorevole. Allora, cercherò di prendere l'ultimo pezzo, che lo invito di non fare campagna elettorale, quindi cercherò di essere il più libero di testa possibile. Mi auguro altrettanto dall'altra parte. Dice fate emendamenti. Sport, 2022 0, 2023 0, 2024 0. Politiche giovanili, 2022 0. 2023 0, 2024 0. Tempo libero 2022 0, 2023 0, 2024 0. Tutela della salute 0 in tutti e tre anni. Quindi quando io dico che è una fotocopia, non perché non vi state impegnando, ma perché non ci sono i fondi. E poi passa sempre come uno sta facendo una polemica, uno sta aprendo un ragionamento in cui per fare gli emendamenti, se non ci metti i soldi, ma che emendo? Cioè invece che zero su sport metteci zero, mo te scrivo la prossima volta, almeno sei contento, tutti contenti, ci hanno proposto zero. Quello che mi preoccupa a me è quando mi si dice che c'è programmazione. Io ho visto che il Comune di Lignano da diversi, sono quasi due anni che ha preso un finanziamento per rifare anche parte della rocca e altri lavori, no? Poi vado sul capitolo di valorizzazione di beni e interesse storico 2022 0, 2023 0, 2024 0, magari aggiustiamo a fa, ti è la rotta. Quindi potrei andare avanti per tutto quanto questo famoso libro che mi avete dato voi, non è il mio. Cioè io parlo di numeri che mi date voi. Arriviamo ai finanziamenti. L'estate lignanese, quando qualcuno ricorda che qualcuno ha fatto parte delle precedenti amministrazioni, come se fosse il male assoluto, poi oggi stanno tutti con voi tranne io, però non fa niente, il male assoluto ero io, non c'è problema. Vado avanti, ma quelle amministrazioni tutti gli anni hanno preso finanziamenti per l'estate lignanese, forse qualcuno se lo dimentica che c'era sempre l'estate lignanese, c'erano le colonie. Vorrei sapere che fine hanno fatto le colonie estive per i cazzini. Mattia, tu venivi in colonia, mi ricordo, sono sparite, perché non c'è nessuno che si prende responsabile a portare i ragazzi. Ci sono tante cose che potremmo stare qui a discutere, fare polemiche, però lui pensa sempre perché ha vinto le elezioni è giusto così. No, perché lui ha vinto le elezioni, fa il sindaco, mi auguro che lo faccia meglio di Lorenzi, perché il 50% delle persone è venuto manco a votare, perché facciamo schifo tutti. Quindi quello non è un appiglio a dire sono più bravo, sono meno bravo, no, io ho perso le elezioni, faccio l'opposizione senza problemi, per carità la vita. Però poi i numeri sono numeri, seppure la matematica è diventata un'opinione, siamo arrivati proprio alla fine, alla frutta, stiamo proprio alla frutta. Adesso anche la matematica è un'opinione. Volevo ricordare che in 10 anni di Lorenzi l'ultimo anno sono stati presi dei finanziamenti che sono quelli che oggi stanno portando avanti strade, perché hanno stabilito che tutti i comuni in predissesto, per dare una mano, per farli risollevare, andavano finanziati. Quasi tutti i comuni in predissesto. Se voi pretendete, hanno diviso i comuni in predissesto, hanno diviso i comuni. Poi se non è vero, portatemi una cosa, ho detto una stupidaggine. Non c'è problema, tutti i comuni in predissesto, vedete, l'anno scorso hanno diviso i finanziamenti per i comuni in predissesto, però fermo restando che va bene, perché vuol dire che il comune ha fatto dei progetti, va benissimo, ci mancherebbe. Volevo ricordarvi pure che tutti questi finanziamenti che adesso stanno arrivando, la Regione Lazio, e tu ci lavori, se mi dici pure che non è vero, chiudo il libro e me ne vado. Ormai la Regione Lazio i finanziamenti per queste feste sacre, giardini, che più ne mette, li mette a tutti i comuni. L'importante è che arrivano progetti in base agli abitanti che uno ha.
Se te li puoi guardare, Doriana, adesso domani quando la regione scarica del sito della regione, te li stampi tutti quanti e vedi quello. Però fermo restando, va bene, perché vuol dire che per l'estate lignanese e per altre cose state progettando, va benissimo, ok? Però secondo me non è la strada giusta, perché se tu adesso giusti la rocca spendendo 100.000 euro, 200, 900, 700, in base a come sarà fatto il progetto, perché una parte è la rocca, una parte è la Flaminia antica, sicuramente poi dovrò mettere dei soldi come comune quella rocca per mettere a reddito in qualche maniera, per farla visitare o qualsiasi altra cosa. Se tu nei tre anni prossimi mi metti zero, vuol dire che c'è una progettazione sulla rocca che non so che faccia. Quella è il mio pensiero. Invece la prendete sempre come se fosse una polemica. Non è una polemica, è un modo diverso di vedere le cose. Io la vedo in questa maniera. Ma sbaglio perché perdo le elezioni, ma non è un problema. Per me non è un problema perdere le elezioni, perché io... sono abituato, io posso perdere, ma se vinco voglio vincere perché ho un programma chiaro e so dove sono diretto. Per me il bilancio amministrativo è un grosso, se andate al comune di Fiano vedete in questi 5 anni quanto hanno incassato dal bilancio amministrativo. E quello che purtroppo, lui, Vincenzo, io lo conosco, è un bravo ragazzo, no? Lui ti dice c'è un problema, io sono disposto, però poi se tu dici una cosa, puntare dal suo, lui gira davanti rosso e già glielo 10 minuti, cioè, sempre 10 minuti, oh, dottoressa, ho sempre... Sempre 10 minuti. Sta diventando eccessivo. Sempre 10 minuti, dottoressa. Se mi cronometra 10 minuti mi azzitto, giuro. Allora, fermo restando, grazie, mi ha fatto perdere il filo così non mi ricordo. Allora, il baratto amministrativo uguale al reddito di cittadinanza è la baggianata più grossa che ho sentito. Il reddito di cittadinanza è una cosa, il baratto amministrativo è un altro. Fermo restando che il baratto amministrativo ha bisogno di un regolamento, ecco perché non l'abbiamo mai proposto, che io, se tu vai agli atti, già 3 anni fa ho proposto insieme a tutti i gruppi consigliari di opposizione di fare un regolamento uguale a quello del comune di Fiano per il baratto amministrativo anche sul reddito cittadinanza, che anche io non vedo di buon occhio. Se fatto un regolamento del comune di Rignano in cui chi prende reddito di cittadinanza fa servizi per il comune, quei ragazzi possono lavorare. Se il comune non fa il regolamento, quelli non vanno a lavorare. Quindi, per una colpa di chi non fa il regolamento, noi che diciamo? C'è chi non vuole far pagare le tasse. No, fammi le regole e poi vediamo. Grazie. Grazie. Se posso. E visto che c'è stato un ulteriore... riflessione, adesso do di nuovo la parola al sindaco. Allora, caro consigliere Berretta, ci tengo a dire 2 cose. Uno, che forse non mi ha capito quello che ho detto sul bilancio amministrativo, non è che c'è qualcuno che non sta lavorando a un regolamento. Questa amministrazione è contraria a questa politica, quindi fino a quando ci sarà questa maggioranza, il baratto amministrativo in questo consiglio comunale, in questo comune, penso non si farà, a meno che non cambiano le condizioni. Quindi è una scelta politica di cui ci ne assumiamo la responsabilità. Quindi, siccome siamo chiamati a fare scelte politiche, noi di questa scelta ce ne stiamo assumendo la responsabilità. Dopodiché, è vero, tu hai letto dei numeri di bilancio, però io ti invito a leggerli tutti. Ovviamente tu leggi quelli che fanno comodo a te, io leggo quelli che fanno comodo a me. Un mio amico che ha fatto il presidente della Regione Lazio e che purtroppo è scomparso da poco, mi diceva sempre che un buon politico si vede da quello che riesce a mettere negli stanziamenti di bilancio, non sulle spese correnti, ma quelle che riesce a mettere sulle spese di investimento e sulle spese in conto capitale. Quindi ti invito a leggere, e non sto qui perché immagino che dopo tanta... come hai richiamato la mia tanta attività amministrativa, credo che tu ce ne hai altrettanta se non di più... ti dico che, quindi non ti spiego la differenza tra spese correnti e spese in conto capitale, quello che ti dico è che se tu leggi il nostro DUP sulle spese in conto capitale, per quelle voci che dici tu, ci sono tanti soldi. Te ne faccio un esempio, sulle politiche giovanili ci sono 915.000 euro. Quindi dire quello che hai detto te è parzialmente vero. Questa amministrazione sta pianificando anche in quei settori, come lo sport, le politiche giovanili, la cultura e il turismo, e queste spese si vedono nei nostri documenti di bilancio, anche nelle spese in conto capitale, che per quanto mi riguarda, per la scuola che ha avuto, sono molto più importanti delle spese correnti, perché nelle spese in conto capitale resta qualcosa alla comunità. Le spese correnti sono spese che si fanno una tantum e lì finiscono. Procediamo alla votazione di questo punto.
i voti favorevoli, i voti astenuti, i voti contrari, si approva. Per l'immediata esecutività i voti favorevoli, i voti astenuti e i voti contrari, si approva. Il terzo punto all'ordine del giorno è il bilancio di previsione 2022-24. Prima abbiamo parlato della nota di aggiornamento, abbiamo dato delle anticipazioni. Ecco, adesso più nello specifico darei la parola alla dottoressa Antinori. Prego. Ho avuto un contatto, quindi mi scuso. Allora, prima del bilancio, è stato fatto un emendamento per una semplice variazione contabile. Viene spiegato semplicemente, è stato fatto una rinegoziazione delle anticipazioni e si è voluto in bilancio distinguere il vecchio dal nuovo. Il programma non ha aggiornato i capitoli, per cui si è fatto una variazione. Questo è l'emendamento. Ok, si chiede di mettere in votazione prima l'emendamento e poi il bilancio di... C'è. Anzi, fatto molto bene, se c'è. Posso dire. Prego, lo vuole leggere? Sì, c'è. Su quello per il non c'è. Ma il pacchetto era per tutti uguale, io l'ho scaricato... No, sarà sfuggito, ma era presente. È un elemento essenziale. Allora forse l'hanno fatto bene. Sì, c'è. Potete vederla di ufficio. Comunque è un giroconto contabile, nulla di particolare, un giroconto contabile semplice e puro, non cambia nulla. Esattamente. Un atto di cassa, non... Sì. Sì, votiamo l'emendamento? Prego. Votiamo l'emendamento, quello ultimo. Sì, allora. E qual è l'emendamento? L'emendamento è un emendamento al bilancio. Al bilancio presentato. Allora. No, capisco che per chi l'ha fatto la prima volta, quindi ci tengo a spiegarlo. Allora. Allora, nella seduta dell'ordine del giorno, cioè dove c'è all'ordine del giorno il bilancio, si votano anche gli emendamenti che... No, non è si aggiunge, perché l'emendamento è addirittura, adesso non ricordo le date, ma potrebbe essere stato presentato anche in una data successiva alla convocazione del Consiglio, quindi perché gli emendamenti si possono presentare nei 10 giorni successivi alla messa a disposizione dei documenti. Quindi in quei 10 giorni si possono presentare gli emendamenti. Noi l'abbiamo presentato un emendamento col nostro assessore e non si deve porre all'ordine del giorno un nuovo punto. Sta dentro il bilancio. Ma è così, non si deve mettere. Cioè, è una procedura, Tiziana. Non è che... Io pure mi ero sbagliata, perché effettivamente l'emendamento è stato successivo, mi pare che il 24, e quindi è successivo all'ordine del giorno. Ok, anch'io avevo... è solo un chiarimento. Comunque adesso ho tenuto conto che l'emendamento... No, perché mi infastidisci? No, certo, ci ho spiegato. Votiamo semplicemente questo emendamento che è di carattere tecnico e vuole spiegarlo la dottoressa, o l'ha già spiegato. Allora votiamo per l'emendamento, voti favorevoli, voti astenuti e voti contrari. Ok, si approva. Prego, dottoressa Antinori. Allora, mi sembra che del bilancio anche indirettamente ne abbiamo già parlato. Comunque, io mi soffermerei un attimino sulla parte delle spese.
come ha detto Vincenzo, le spese in conto capitale sono ovviamente la programmazione e quindi riguardano gli anni, sono gli investimenti che il Comune fa rispetto a determinate problematiche. Per quanto invece riguarda, le spese invece a titolo, le spese correnti, sono tutte quelle spese che il Comune sostiene per la gestione, diciamo così, caratteristica, no? Quindi per la parte corrente della gestione. Ora, noi abbiamo fatto, insieme a ragioniere, un'analisi rispetto a queste spese e diciamo che su un totale di circa poco meno di 8 milioni di euro. Là, qui ho il dettaglio, diciamo, delle spese correnti, se volete ve l'elenco. La sono circa 1,3 milioni sul personale e sono quindi spese ovviamente dovute. Ci sono 174.000 euro di mutui, ci sono utenze e tasse per 536.000 euro, ci sono contratti per 2.341.000, insomma potrei proseguire su quella che è il dettaglio delle varie spese. Però quello che mi premeva sottolineare è che in realtà ci sono circa 63.000 euro di spese in conto corrente, spese correnti, che sono destinate alla libera decisione della politica. Quindi su circa 8 milioni di spese, lo 0,80% è la spesa relativa alla scelta politica. Quindi diciamo che il bilancio sì è abbastanza... le scelte sono abbastanza obbligate per quanto riguarda la maggior parte delle spese. Dopodiché, tornando poi al discorso delle varie politiche giovanili, la maggior parte di queste spese sono proprio dedicate anche alle varie problematiche e politiche giovanili, sport, per cui diciamo che secondo noi il bilancio è anche ben fatto. Aggiungo che il bilancio al parere positivo del revisore. Il revisore comunque è un organo indipendente, ma è comunque un organo che viene nominato non dal Comune e quindi a maggior ragione è un organo indipendente, è comunque esterno a tutta la situazione comunale. E, non lo so se ci sono particolari domande, perché in realtà il bilancio ne abbiamo già discusso in precedenza. Solo una piccola premessa per poi porre la domanda. Nella nota integrativa del bilancio previsionale, alla voce 1, io diciamo mi soffermo sulle entrate. Sono riportate come previsione relativa al triennio 2022-2024 le principali voci di entrate. E mi soffermo proprio sull'IMU, quindi sull'imposta municipale. IMU, sì, sull'IMU. E chiaramente notiamo che il dato, non va bene? Sì, allora, il dato, se volete... Possiamo anche... Ah, no, perché era acceso l'altro, vabbè. Allora, il dato riportato nella nota integrativa di bilancio relativo alla, diciamo, alla previsione dell'IMU da incassare è un dato di 2.169.000 per tutti e tre gli anni, dal 2022 al 2024, quindi un dato identico al centesimo per tutti e tre gli anni. Chiediamo, chiaramente diciamo che questo dato può essere, cioè, sicuramente è stato formulato tenendo conto delle basi informative sia tributarie che catastali, però dovremmo andare un attimino, cioè andrei avanti e andrei a verificare quello che era il dato del rendiconto da voi, del consuntivo e del rendiconto da voi approvato, dove ai residui attivi e specificamente IMU, mi sembra che arriviamo, considerato i vari anni, 2010, 2015, 16, 17, a circa 3 milioni. Quindi diciamo che è un dato rilevante quello dei residui attivi non incassati e la previsione che si fa oggi di riscuotere IMU per ogni triennio di 2.169.000. In ogni modo, vista, sembrerebbe quasi che ci sia... Sì, risponda lei, Sindaco, va bene, va benissimo. Sembra, io quello che
che potrebbe apparire è che chiaramente, considerata l'incapacità che c'è stato a riscuotere queste somme di IMU in questi anni, il dato non è aggiornato perché chiaramente il dato del 2021 credo che sia ancora in elaborazione, e secondo noi queste somme di previsione non saranno mai degli incassi effettivi che andranno nelle casse comunali, ma sembrerebbe invece che possano diventare anch'esse residui attivi e nel rendiconto poi tramutarsi chiaramente in accantonamento al fondo crediti e ad aumentare ancora quello che è il disavanzo. Questa era una piccola premessa. La domanda semplicemente è: qual è stato il metodo di calcolo per la previsione di queste entrate, soprattutto insomma di triennio, tutte identiche al centesimo, 2169, vabbè, 2 milioni, insomma, ecco. Questa è la domanda, se mi vuole rispondere, Sindaco. Grazie. Allora, ovviamente mi dispiace che non c'è qui il ragioniere, perché questo è un dato prettamente tecnico e quindi mi avrebbe fatto piacere che avesse risposto lui, ma insomma credo di conoscere un po' anch'io i dati di bilancio, e quindi sul dato dell'IMU ovviamente gli uffici economici finanziari mettono un dato che deriva appunto dai dati che sono presi anche dall'Agenzia delle Entrate e ovviamente dai dati che abbiamo in nostro possesso. Sono dati che vengono messi molto probabilmente identici nei tre anni, perché sono i dati che abbiamo a disposizione, quindi tra l'altro i dati accertati e quindi sui quali il ragioniere e l'ufficio economico finanziario hanno fatto l'accertamento. Dopodiché quello che mi dice lei è che noi in bilancio previsionale dobbiamo mettere il dato che si presume di avere in previsione, appunto. Dopodiché c'è per questo il fondo crediti, che oggi sconta una percentuale del 100% rispetto al non incassato, e quindi i 2 milioni e 100 dopodiché sono sterilizzati da una quota del fondo crediti, quindi quello che è in bilancio è quanto, tant'è vero altrimenti non avremmo potuto avere su questo il parere favorevole del revisore, quanto gli uffici hanno previsto, quanto hanno studiato in base anche ai dati di accertamento che abbiamo avuto sul rendiconto 2021, dove tra l'altro, se vi ricordate appunto il ragioniere, anche noi sul nostro bilancio abbiamo messo un fondo di solidarietà comunale relativo all'IMU per circa 300.000 euro, quindi tutte le poste in bilancio sono accertate e esigibili. Dopodiché starà, come ho già detto prima, ai cittadini pagare le tasse o meno, e ovviamente questo si rivedrà nei prossimi dati di rendiconto, laddove appunto sconteremo il fatto di non aver incassato o meno, ma il bilancio previsionale oggi ha tutti i dati accertati sui quali ha espresso il parere il ragioniere e sui quali soprattutto ha espresso il parere il revisore. Prego. Da sindaco di incassare il 100% di tutte le previsioni di entrata. Purtroppo i dati di bilancio sono anche, ma guarda, la capacità di incassare oggi è dovuta più agli uffici, e ripeto, sugli uffici credo che tutto si possa dire, tranne che gli uffici non stiano lavorando soprattutto su quello che è recupero evasione e sul recupero altri tributi. Anche perché nei documenti di bilancio avete visto che ci sono proprio delle poste messe in essere sul ruolo coattivo, sui recuperi, sugli accertamenti, e sapete benissimo, perché già l'ho detto,
che questa è l'unica amministrazione, in conseguenza della precedente, che a Rignano sta facendo anche i pignoramenti per le persone che non pagano. Quindi credo che più di fare questo, purtroppo dovete ricordare che per 2 anni abbiamo avuto bloccati la riscossione da parte a causa della pandemia da parte del governo, quindi abbiamo rimesso in moto tutti gli uffici anche per quanto riguarda la riscossione. Quindi su questo, ripeto, consigliere, mi piacerebbe essere tanto d'accordo con lei, purtroppo oggi i nostri dati di bilancio sono questi, e a maggior ragione, ripeto, che insieme dovremmo lavorare anche con proposte dell'opposizione affinché si possano mettere in campo delle soluzioni che portino appunto a riscuotere i tributi al 100%, perché questo ci consentirebbe ovviamente di avere un paese diverso, assolutamente sì. Io vorrei dire una cosa, poi parla, giustamente torniamo all'ordine del giorno, perché sennò davvero diventa un ping pong e finiamo stasera a mezzanotte. No, però vorrei che tu magari esponi le cose, poi esponi tutte, poi qualcuno ti risponde, sennò se ogni volta ci interrompiamo ogni 30 secondi non finisce più. Da parte dell'opposizione mi sembra che la buona volontà, anche oggi la stai vedendo, cioè sull'emendamento di prima, quando volevi un pochettino di creare inesperti, noi abbiamo sorvolato, perché questa è l'email, dottoressa, se la vuole, eccola, non c'è parere del revisore, quindi l'emendamento andava ritirato, Vincenzo, lo sai bene. L'abbiamo fatto passare perché devi tornare al Consiglio fra 10 giorni, con sto caldo, ma nessuno ha nessuna questa intenzione, perché se l'emendamento non è completo, dottoressa, se vuole, questo è l'email del Comune, vede se c'è il parere del revisore sotto, quindi... Da parte no, Vincenzo, non so se facciamo pure sono agli atti d'ufficio, dopo adesso spendiamo il consiglio e lo andiamo a prendere. Vincenzo, quello è l'email ufficiale. Ma se si sono sbagliati a mandare le mail, perché non l'hai chiesto quando è arrivata l'email? Scusa, poi fa polemica, palla, però. Cioè. Non è colpa mia. Questa cosa oggi noi non potevamo fare il consiglio, come è già successo. E allora fa come deve fare. Allora senza l'emendamento. Il consiglio, allora domanda agli atti d'ufficio. Domanda al presidente del consiglio: se l'emendamento che abbiamo dato prima non era possibile portarlo oggi, perché con quelle carte non era possibile portarlo oggi. Il segretario mi dia lei un giudizio tecnico, ok? Potevamo fare il bilancio oggi? No. Quindi secondo me smettete, fa problemi che ti conviene. Uno. Due. Se invece ogni 30 secondi interrompi, forse ti spiega quello che pensiamo noi e così via. Grazie. Sull'emendamento? Ah, forse non ci siamo capiti. Il consigliere chiede il parere sull'emendamento. C'è agli atti d'ufficio, se poi non gliel'hanno trasmesso, sinceramente, no, mi dispiace. Però il consigliere, se non voleva fare polemica solamente e quindi era interessato a vedere se c'era il parere, ha avuto dal 23 giugno ad oggi 8 giorni per andarsi agli uffici a prendere il parere, e non c'era, ripeto, quello che è fondamentale è che stia agli atti d'ufficio, dopodiché vuoi mettere a verbale che non c'è? Ma che cosa? No, forse non hai capito, a te conta quello che è messo a disposizione agli uffici. Andrea, dai, veramente, guarda, veramente stai rasentando il barile proprio. Allora, l'emendamento era correlato il parere, no? Allora, se non sbaglio, io... Mettilo a verbale, Andrea. È aperto. Ma che stai a dire? È aperto? Ma di che cosa? Ma c'è agli atti d'ufficio, ma stai... Allora, quando si parla di...
Per un favore, i nostri uffici mandano le mail ai consiglieri comunali. Quindi, ripeto, laddove c'è stato un errore dell'ufficio, e lo andrò a verificare, e me ne scuso perché non lo so, non l'ho visto e quindi non posso oggi dire quello che è successo. Quello che è fondamentale è che il parere agli atti d'ufficio c'è. Però, ripeto, quando vi siete accorti che mancava il parere, fare una telefonata o fare un, ripeto, perché tra l'altro chi lo manda non è il sindaco, quindi come dici, non voglio mettere in difficoltà la segretaria, neanche allora gli uffici, quindi allora bastava alzare il telefono, scrivere una mail, scrivere un messaggio, guarda non mi avete mandato il parere del revisore, che ripeto è un favore che i nostri uffici fanno, perché i consiglieri dovrebbero venire qui a prendersi gli atti. Sì. Perché il favore è stato chiesto e ci siamo messi seduti con il presidente per evitare che noi venissimo qua a dare fastidio. Se l'ha concordato il presidente va bene. Noi abbiamo creato una comunità virtuale proprio per questo motivo. Va bene. Non ci state facendo un favore, perché noi allora a questo punto il favore non lo vogliamo. Continueremo a venire negli uffici, a metterci seduti, ad aspettare che i documenti ci siano dati. Presidente, sbaglio quando diciamo che abbiamo concordato insieme, cioè, questa cosa? Abbiamo concordato di essere tutti assolutamente una comunità di consiglieri, sia di opposizione che di maggioranza, condividere tutto quello che gli uffici mettevano a disposizione. Qualora però ci siano dei difetti, delle carenze che attengono questa alla completezza degli atti, io mi sono appuntata su alcuni elementi leggendo gli atti, voi probabilmente avreste potuto accorgervi di questa carenza e quindi insieme avremmo potuto partecipare. Ora quindi, essendo un elemento di trasmissione, di comunicazione, il nostro ordinamento è un ordinamento improntato alla sostanza e non alla forma, e questo è un motivo per cui entrambe, dottoressa, la forma come garanzia di sostanza, ma in questo caso, come ha detto la segretaria, in questo caso e si tratta di un attiene all'elemento, all'emendamento, io da quello che ricordo ho avuto ho una visione, un flash anche dei pareri e anche credo anche del revisore. Qualora sia sfuggito su questo, non credo che sia un elemento sul quale l'abbiamo votato, appuntarci. Io direi di procedere con la votazione. Per venire su un altro aspetto del bilancio. Prego. Come no, dottoressa, prego. No, ma dobbiamo registrare, prego. Concetto di equilibrio di bilancio. 54 del 27 maggio ci dice che insomma stimate le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative a una cifra insomma intorno ai 980.000 euro, giusto? Ecco. Di questi va bene il decreto legislativo del 118 del 2011 ci dice che dobbiamo andare a sanare, ad accantonare per il fondo dei crediti di dubbia esigibilità all'incirca il 50%. Ora, io è chiaro che l'equilibrio di bilancio rappresenta il pendolino, nel senso che dobbiamo far quadrare i conti, ma io mi domando, questa cifra stimata di 985.000 euro dalle sanzioni amministrative, che quindi dovrebbero essere incassate da luglio a dicembre 2022, non cozzano un po' con i dati del rendiconto 2021, in cui poi effettivamente abbiamo incassato 10.000 euro dalle sanzioni amministrative? Cioè praticamente noi diciamo, mettiamo a bilancio, affinché ci sia un equilibrio di bilancio, che noi pensiamo di riscuotere dalle multe, per dirla in maniera molto banale, 900.000 euro. Poi però di fatto c'è un dato che è palesemente discordante, no? Perché poi l'effettivo su 12 mesi è 10.000 euro. Allora io volevo capire questi dati previsionali come vengono calcolati, non so se mi risponde il sindaco o l'assessore con la delega. Quindi volevo capire un po' la differenza, come si crea questa stima delle 900.000 euro in 5 mesi sostanzialmente. Sempre per... Allora, innanzitutto i 900.000 euro in bilancio sono messi in entrata, ma poi sulle uscite
va corrisposta la delibera che abbiamo fatto di giunta su quanto riguarda appunto quelle che sono le poste in bilancio per quanto riguarda le entrate legate al codice della strada. Quindi non tutte le entrate sono messe poi in uscita, perché una parte appunto sono sterilizzate dal fondo crediti di dubbia esigibilità, una parte appunto non possono essere proprio spese e quindi vanno vincolate su determinate uscite. Abbiamo messo questa posta in bilancio perché nei prossimi giorni, e questo mi sembra che già l'avevo preannunciato in Consiglio Comunale, ma lo ribadisco, nei prossimi giorni verrà installato nel nostro territorio un sistema di teleallarme per quanto riguarda la videosorveglianza sulle targhe delle auto, non per quanto riguarda l'autovelox, ma per quanto riguarda il controllo dei assicurazioni e revisioni. Una proiezione che abbiamo fatto, perché abbiamo tenuto già in fase sperimentale, ovviamente non mandando ancora le cartelle, quando inizieremo a farlo daremo ufficialità al servizio, una stima che purtroppo mi ha dato appunto da ridire anche a me, perché è una stima veramente alta purtroppo, perché non pensavo che ci fossero tanti cittadini che vanno in giro con l'auto senza revisione e senza soprattutto assicurazione. Ma le stime che abbiamo sono fatte con le proiezioni che abbiamo già sperimentato il servizio, quindi tutti i dati, che ovviamente, ripeto, sono validati sia dal ragioniere che dall'organo di revisione, sono quello che ci attendiamo di ricevere, ovviamente in accertamento, perché poi se i cittadini non pagheranno, questa è un'altra questione. Aggiungerei che avremo anche delle assunzioni di personale, appunto di polizia municipale, e speriamo che anche su questo abbia un esito positivo. Dobbiamo procedere allora con la votazione? C'è ancora? Prego. Una proiezione, una previsione? C'è? Ma perché l'anno scorso poi incontrei anche per persone che si occupano di un territorio. Cioè, abbiamo. Allora procederei con la votazione. Voti favorevoli. Voti astenuti. Voti contrari. Si approva così come è stato emendato. Per l'immediata esecutività, voti favorevoli, voti astenuti, voti contrari, si approva. Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno. È un atto di indirizzo per cessione gratuita al Comando Generale Carabinieri, ovvero al Ministero dell'Interno, di un terreno sito in località Vallelunga. Prego, Sindaco. Allora, dopo aver approvato l'atto in giunta, oggi lo portiamo all'attenzione del Consiglio Comunale, sul quale auspico un voto favorevole dell'intero Consiglio, perché credo che questo sia un atto, al di là della scelta politica, ma un atto che dovrebbe riguardare l'intero Consiglio Comunale e soprattutto l'intera nostra comunità. A novembre il Comando Provinciale dei Carabinieri ci ha chiesto, ovviamente l'ha chiesto a tutti i comuni, di sapere se ci fossero comuni che potevano mettere a disposizione immobili o terreni sui quali poi eventualmente costruire nuove caserme. Voi sapete che a Rignano la nostra caserma dei Carabinieri è in un edificio privato, e quindi ovviamente il Ministero dell'Interno e i Carabinieri hanno un costo su questo edificio, quindi avendo la possibilità dal Governo di poter chiedere dei finanziamenti, credo sul PNRR, proprio per la costruzione di nuove caserme, come amministrazione comunale di Rignano abbiamo
fatto una verifica sulle nostre proprietà e abbiamo messo a disposizione, e quindi oggi chiediamo di ratificare questa nostra volontà in Consiglio Comunale, perché tutte le cessioni appunto di beni di proprietà comunale devono passare tramite il Consiglio, chiediamo a questo Consiglio Comunale di esprimersi sulla volontà dell'amministrazione comunale di concedere in, ovviamente gratuitamente, al Ministero dell'Interno o al Comando Generale dei Carabinieri, credo che è l'ente che formalizza poi l'atto, è il Ministero dell'Interno stesso, questa cessione di questa parte di territorio che è inserita in un piano di lottizzazione presentato già al Comune di Rignano Flaminio, dove i proprietari lottizzanti hanno già fatto un atto di cessione del, hanno preannunciato, sottoscritto una carta privata, e quindi nei prossimi mesi stiamo dicendo agli uffici di concretizzare questa volontà di cessione di una parte della lottizzazione per un terreno appunto dove è stato da piano regolatore inserito in zona servizi, e quindi dove ci può essere costruita appunto una caserma, e andremo a, spero, costruire una nuova caserma con i fondi ovviamente del governo, non con nostri fondi, noi cediamo solo l'area, una nuova caserma nella zona, tanto per capirci, vicina all'attuale parcheggio di Via del Vignola, quindi proprio adiacente al parcheggio. Quindi in questa zona abbiamo pensato di poter andare a realizzare una nuova caserma che, laddove il Ministero dell'Interno abbia concretizzato la possibilità di ottenere quel finanziamento, nei prossimi anni appunto andremo a costruire lì questa nuova caserma. Prego. Allora, innanzitutto penso che io vedo molto la presenza dei carabinieri in questo, sono 2 o 3 anni, faccio i complimenti alla stazione di Rignano perché sono molto presenti, anche li trovi a Sant'Oreste, un po' dappertutto, girano tantissimo, forse è che sono anche di più rispetto al passato, però li vedo molto più presenti e quello dà più sicurezza sicuramente per le nostre vie. Un paio di domande, al di là che ci mancherebbe che ci dispiace che facciamo una caserma, ma la caserma dei carabinieri la costruiamo nel senso noi con il PNRR e ci danno poi un affitto, oppure noi cediamo il terreno e per noi finisce lì la partita? E secondo me sarebbe stato interessante farla noi, nel senso o col PNRR o con fondi propri o con mutui, e dopodiché prende un affitto per tanti anni, perché diciamo sempre che abbiamo pochi soldi e quando possiamo utilizzare un veicolo lo esternalizziamo in questa maniera, è una grandissima cosa, ma a livello di cassa stiamo pari allo zero. Era solo per capire un paio di domande, e ripeto, siamo favorevoli a questa cosa, non è che siamo contrari, per carità la vita, anzi sono partito dai complimenti proprio per questo motivo, per capire se c'era la possibilità in qualche maniera di farlo noi. Io non volevo cedere il terreno e poi spendi i soldi, per carità la vita. Io volevo sapere se era possibile, il PNRR chiede noi i fondi, costruirla noi e prendere un affitto che nel tempo ci riportava a queste situazioni, che per tanti anni era stata studiata questa situazione, poi era sempre antieconomica perché i carabinieri è vero che pagano un affitto, ma la cifra è talmente bassa che per coprire il mutuo che andavi a prendere passavano 100 anni. Va bene, grazie. Non hanno fondi a disposizione nei bandi del PNRR per questo, quindi siccome il rischio, perché su queste cose sapete che tutti i comuni cercano poi di avere una caserma sul proprio territorio, e quindi eravamo nelle possibilità o di non avere appunto più una caserma a Rignano Flaminio o di mettere almeno a disposizione il terreno, è una cessione, come diceva prima il Presidente del Consiglio, una cessione a titolo gratuito, perché visto che il Ministero dell'Interno dovrà comunque fronteggiare all'investimento della realizzazione, il Comune metterà a disposizione un po' quello che è avvenuto già per quanto riguarda il poliambulatorio della ASL che abbiamo a Rignano Flaminio, appunto mettere a disposizione il terreno e poi invece i soldi li investirà il Ministero per realizzare l'opera. Grazie. Procediamo alla votazione anche su quest'ultimo punto. Voti favorevoli. Si approva all'unanimità. Immediata esecutività. Voti favorevoli. All'unanimità. La seduta è chiusa.